O glorioso San Biagio, che con una breve preghiera restituisce la perfetta sanità ad un bambino che per una spina di pesce attraversata nella gola stava per mandare l'ultimo anelito, ottenete a noi tutti la grazia di sperimentare l'efficacia del vostro patrocinio in tutti i mal di gola, ma più di tutto di mortificare con la fede pratica dei precetti di Santa Chiesa questo senso tanto pericoloso e di impiegare sempre la nostra lingua a difendere le verità della fede, tanto combattute e denigrate ai giorni nostri. Così sia. Biagio, vescovo di Sebaste, gode tuttora di larga popolarità per un miracolo attribuitogli che ha perpetuato la ben nota benedizione contro il mal di gola. Si legge infatti nella sua passione che, mentre veniva condotto al martirio, una donna si fece largo tra la folla dei curiosi e depose ai piedi del santo vescovo il figlioletto che stava morendo soffocato da una lisca di pesce conficcata nella gola. San Biagio pose le mani sulla testa del fanciullo e si raccolse in preghiera. Un istante dopo il ragazzo era salvo. Questo episodio gli valse la fama di taumaturgo attraverso i secoli e in particolare quella di guaritore dei mal di gola.